Nuovo giorno, nuovo spacchettamento e questo è l'ultimo, ragazzi. L'ultimo spacchettamento? No, l'ultimo oggetto nella scatola delle robe che sto mettendo da parte da 2 anni. L'abbiamo svuotata, abbiamo aperto bustine, collezioni, tin, robe dal Giappone e con l'oggetto di oggi che andremo a spacchettare avremo finalmente aperto tutto quello che era rimasto nella mia stanza. E vai! E ho voluto tenere come ciliegina sulla torta una collezione, ma non una collezione qualsiasi, bensì la collezione di Tapu Koko. Ma non Tapu Koko e basta, eh? Perché come potete leggere dalla scatola, questo è un Tapu Koko Shiny! Quindi è più bello di un Tapu Koko normale? Ok, la smetto col megafono. Scusate. Ed eccoci qui con il nostro Shiny Tapu Koko GX Box. Mamma mia, che nome lungo. Non starà mai nell'inquadratura, ma questo ormai lo sappiamo tutti quanti. C'è la carta di Tapu Koko GX Shiny. Qui con la plastica sopra non si capisce bene, però è shiny. Se il box dice che è shiny, allora è shiny, ok? E qui abbiamo anche 4 bustine oltre alla jumbo. Perfetto, si comincia. Oh, anche facile da aprire. Ha aspettato 2 anni e nel frattempo non vedeva l'ora di essere calcolata dal sommo Glarz. Esatto, e io l'ho sbattuta per terra, fantastico. Bisogna avere rispetto per i tapu, ok, bambini? E attraversate sempre sulle strisce. Romo presa, jumbo presa, anche se un po' a fatica. Ci prendiamo anche le nostre 2 e 4 fantastiche bustine. E basta con sta plastica! Oh, ma salve sua magnificenza, signor Koko, con 170 HP, Aero Trail come abilità, Sky High Close e Tapu Thunder GX. Ovviamente la collezione è in inglese, perché quando l'ho presa in Italia non era ancora arrivata. Probabilmente in questi 2 anni ne saranno arrivate 700, no. Sarà arrivata questa, ma io avevo quella di 2 anni fa, quindi va bene così. Qui abbiamo la nostra jumbo. Come potete vedere, in effetti i colori di Tapu Koko sono diversi, quindi è shiny, ok, basta. E andiamo a vedere le nostre bustine. Abbiamo guardiani nascenti, sole e luna, ancora guardiani nascenti e vapori accesi. Che cosa bella chiudere con il passato, lasciando fuori il passato ancora più trapassato, cioè evoluzioni. Oh yes, missione compiuta! Allora, Guardiani Nascenti è la mia espansione preferita di Sole e Luna, quindi la lasciamo alla fine. Partiamo con Steam Siege, dai. Andiamo a questo punto in ordine di anzianità, dal più anziano alle più giovani. Si vede proprio che sono robe vecchie, cioè la massima modernità in fatto di espansioni era Guardiani Nascenti. E che espansione, Guardiani Nascenti, ragazzi. Un'espansione meravigliosa. Non eccitarti per Guardiani Nascenti, ok? 4 e 5. Speriamo esca qualcosa, perché queste collezioni da 4 bustine mi stanno sulle scatole. Non esce mai niente. Fletchling, Oppip, Sneasel, Mantine, Mankey, Skyplume, Claw Fossil Anorith, Zweilous, Rapidash Reverse... E Magyarna EX, ritiro subito tutto! Magyarna EX, ragazzi, sono tornato a 2 anni fa. Quanto era bello spacchettare vapori accesi e trovare Magyarna, Volcanion, Steelix, Mega Steelix, tutto, tutto, tutto! E ora si va con Sole e Luna, con la nostra mitica Primarina sullo sfondo. Ricordiamo che Poplio praticamente era il mio preferito e non l'ho calcolato praticamente mai, poverino. 3, 4 e 5, intendo nelle mie serie. Growlit, Surskit, Fomantis, Morelul, Sandygast, Lanturn Reverso, ho fatto male il trick. Non credo. Erdier, Charjabug, Poison Barb, Kangaskhan, Holo. Sì, ho fatto malissimo il trick. Come l'ho fatto questo trick? No, dopo voglio rivedere il video perché c'è qualcosa che non va. Passiamo alle 2 di Guardian Rising con l'Icaroc Forma Notte. Oh yes. A proposito, a voi piace di più l'Icaroc Forma Notte, Forma Mezzogiorno o Forma Crepuscolo? Io, se non sbaglio, avevo già detto in qualche video la mia preferenza. Vabbè, mi piace di più quello Crepuscolo, ok? Ma voglio sapere cosa ne pensate voi. 4 e 5, ho fatto bene il trick stavolta, almeno stavolta, Drarz. Cottony, Carvagna, Patrat, Gotita, Castform, Pozione Max, Sligo, Fletchinder, Weeping Bell, Vikavolt GX, e faccio sempre male il trick, qui mi sa che era già tipo 4-2, ok, io continuo a farlo ancora nel vecchio stile.
Ecco perché sto sbagliando, anche in Sole e Luna avevo sbagliato. Vero, mi confondo sempre. Due GX, cioè una IX e una GX, oh mio Dio. Cioè, guardate che cosa mi sono tenuto da parte per 2 anni. Una collezione pienotta, possiamo dire. Ultima bustina. Ultima bustina, più soddisfatto di così, dopo aver detto che in queste collezioni non si trova niente. Glarz, smettila di dire baggianate, perché stai trovando tutto, smettila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ecco, era così, era così. Machop, Helioptile, Markrow, Senshiryu di Alola, Machop che fa la dub. L'ho detto perché sennò voi l'avreste scritto nei commenti, quindi lo devo dire ogni volta per forza. Energia lotta, Multiswitch, Weeping Bell, Watchog, Litwick Reverse e uno Sharpedo. Va benissimo così. Mamma mia, che fortuna. Ho finito tutta la roba nello scatolone di 2 anni fa. Sono contento anche per quello che ho trovato, quindi lasciate un bel pollice in su, vi raccomando. E noi ci vediamo con robe nuove in arrivo per quanto riguarda le carte Pokémon. Oh yes!